Siamo qui a Nitta presso l'azienda di Tedaldi Alessandro, dove abbiamo in corso una prova demo con Serenade ASO per valutarne la sua attività sia nei confronti della batteriosi ma anche per i suoi aspetti fisiologici e di effetto green sulla cultura. Controlliamo la parte che è stata trattata con Serenade ASO già una volta e che sarà trattata a brevissimo col secondo trattamento. Guardiamo le piante. Vieni vicino. Guarda bene. Ci spostiamo avanti, facciamo qualche metro. Non riesco a trovare assolutamente nessun sintomo. Controlla bene perché non riesco a trovare assolutamente niente. Niente. Non riesco a trovare sintomatologia. Andate, controlliamo la parte di campo dove non è stato fatto il Serenade e dove sembra già abbastanza evidente che la differenza di sviluppo vegetativo sia importante. Vediamo però come si sta comportando la batteriosi. Vieni. Qui cominciamo già ad avere i primi sintomi. Avanti piano piano, qua, qui già si vedono i primi sintomi batteriosi, qui, sta cominciando a partire proprio adesso. Qua, qui sono le prime macchie di batteriosi. Qui nei fogliolini giovani, vedi, questo è molto pericoloso. Qua anche nel fusticino. Guarda, si cominciano a vedere, questi sono pericolosissimi, non so se riesci a vedere, questa macchiolina qui, la vedi? Nel fusticino è molto pericoloso. Si cominciano a vedere, guarda che belle queste, chiarissime. Belle. Si comincia a vedere della differenza. Adesso insieme guardiamo la coltura nella parte dove è stata trattata con Serenade ASO. Il secondo intervento, ci tengo a precisare, è stato effettuato 3 giorni fa. Se guardiamo bene le piante, vediamo che è molto 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 difficile trovare segni di batteriosi. Molto difficile sulle bacche, quasi impossibile direi, perché ancora non ne ho vista neanche una. Sulle foglie è anche molto difficile, si fa anche più fatica a vedere le bacche perché c'è una massa fogliare piuttosto importante, vedete, non si riesce, tiro anche sugli occhiali per vedere meglio, a trovare segni della batteriosi, si fa veramente fatica. Ecco, guarda questa fogliolina qui, appena 2 segnini ce li ha. Qua non riusciamo a vedere bacche, abbiamo scelto una zona a caso del campo, dobbiamo scoprire per vedere le bacche perché c'è molta massa vegetativa, però obiettivamente qui si fa veramente fatica a trovare qualche segno della malattia. Ci siamo spostati di non più di 50-60 metri e ci siamo portati sulla parte dell'appezzamento dove i trattamenti con Serenade ASO non sono stati fatti. Già a colpo d'occhio si può vedere come si vedano molto meglio le bacche anche in distanza, il che significa che abbiamo una minore massa fogliare. Guardiamo adesso le piante e vediamo se riusciamo a trovare
qualche sintomo di batteriosi. Vediamo sulle foglie che è subito abbastanza facile, vedete questo angolo qui, vedi questo fuochetto qui, è già ben colpito dalle batteriosi e se guardi queste bacche, questa bacca qua interna, vedi subito il segnale, la presenza della malattia. Proseguendo, apriamo un pochettino, vediamo ancora qua un pochettino di batteriosi nelle foglie, si vede bene qui. Proseguendo, guarda qua, guarda qua, guarda qua, che macello. Qui è un danno già piuttosto importante. Qui c'è una presenza di batteriosi sulle bacche addirittura superiore a quello che farebbero vedere le foglie. Qui ce ne sono veramente tante. Qui ancora, guarda, un nido piuttosto importante delle foglie. Qua ancora, guarda qua. Qua c'è una presenza importante sulle foglie. Poi se andiamo a cercare dentro, basta appena toccare qualche bacca e si vedono subito i segni della batteria. Guarda qua, anche qua, qui. Quindi qui la situazione è decisamente diversa. Ritorno sul discorso della visione d'insieme del campo, dove si notano molto bene anche le carreggiate, l'interfila, e dove è molto più facile, vedi, è molto più facile vedere le bacche che sono schermate molto di meno dalla vegetazione, contrariamente a quello che era di là, dove si fa più fatica indubbiamente a vedere le bacche perché c'è più pianta.